Beppe, io ti ringrazio di essere qui oggi con noi in Domitis Quarto Verde con questa bellissima vista di Città Alta per parlare delle ultime novità della B&F e congratulazioni per la tua nomina ad allenatore della prima squadra. Ma guarda, ti ringrazio, sono felice di essere qua a fare due chiacchiere con voi. Ottimo, allora partiamo subito da quest'ultima notizia. Come ti sei sentito quando hai scoperto di essere allenatore? Come l'hai scoperto? E soprattutto te l'aspettavi visto che già allenavi la primavera? No, non me l'aspettavo, nel senso che ero lì tranquillo in primavera e quindi poi c'è stato l'esonero di Marcolini, sono salito le ultime 3 settimane del fine stagione con la prima squadra e lì ho cominciato a pensare, ma va a vedere che probabilmente magari me la danno a me e così poi dopo qualche settimana è arrivato l'annuncio e quindi sono contento perché sono nato qua all'Albino Leffe e quindi proseguire anche in prima squadra da allenatore è un sogno che si avvera. Beh, effettivamente tu hai visto proprio nascere l'Albino Leffe, perché tu giocavi nell'Albinese, poi dopo nel momento in cui si è fusa con la società Calcio Leffe, tu eri lì in quel momento. Come è cambiata la società in tutti questi anni? No, è cambiata. Il presidente è sempre lui, quindi abbiamo la fortuna che il presidente è uno che ci tiene tanto a questa società, a questa squadra, e quindi fa un sacco di sforzi per mantenerla ad alti livelli. Quindi è cambiato, forse perché sono cambiati i tempi, perché sono passati tanti anni dal 98 che è nata l'Albino Leffe, però la voglia la voglia del presidente di avere una squadra oltre che all'Atalanta nella Bergamasca che sia nei professionisti e che sia una famiglia, che si lavora bene, soprattutto con i giovani, quindi è rimasta intatta nonostante gli anni sono passati. E la tua mentalità invece da prima calciatore, adesso allenatore, com'è cambiata? Ma è cambiato perché c'è differenza tra essere giocatore che pensi solo a fare bene l'allenamento e dopo una volta finito Giusto. l'allenamento sei a posto, hai fatto il tuo e te ne Fine. vai a casa tranquillo e da allenatore invece devi avere a che fare con tante teste, devi pensare anche dopo l'allenamento, quello che è stato fatto, quello che devi fare il giorno dopo e quindi ci sono tante domande, tanti interrogativi che da giocatore non ti fai, mentre da allenatore è molto più difficile. Devi anche mettere d'accordo molte più Sì, persone. oltre ai giocatori, poi si ha a che fare anche con staff medico, staff preparatori atletici, quindi il presidente, il direttore, quindi sei responsabile di un gruppo della squadra e devi Grande. cercare di far andare tutto bene. E che modifiche apporterai quest'anno? Cosa cambierai rispetto al passato? Ci hai già pensato anche per la stagione imminente che sta arrivando? No, cerco di portare la mia mentalità, quindi non è, più o meno sarà il modo di giocare come modulo uguale a quello degli anni passati, però cercherò di dare le mie conoscenze che ho avuto in questi anni, il professionismo anche a grandi livelli, quindi cercherò di portare un po' la mia esperienza, cercare di puntare sempre sui giovani e fare una squadra che possa divertire e faccia bene in campionato. Adesso avete anche un nuovo bellissimo stadio, quindi giocherete anche lì. E quali sono gli obiettivi futuri appunto dell'Albino Leffe, sia della prima squadra che poi di tutta la società? Ad avere lo stadio nuovo è uno sforzo che, come ho detto prima, il presidente solo lui poteva fare, quindi anche il bello di poter giocare in uno stadio tutto tuo, e quindi la soddisfazione per tutti quelli che conoscono il mondo Albino Leffe è grandissima, quindi ci sarà da divertirsi, speriamo, di far divertire il pubblico Albino Leffe. E gli obiettivi sono sempre quelli, prima squadra, quella di come primo obiettivo puntare sui giovani e quello di mantenere la categoria. E poi ci sono gli obiettivi della società, che è anche avere un settore giovanile competitivo che faccia crescere parecchi giovani, soprattutto poi da far esordire su in prima squadra. Ok, e un'ultima domanda un po' più generica. Calcio italiano e internazionale. Cosa c'è di positivo, cosa c'è di negativo, quali sono appunto gli aspetti su cui lavorare, secondo te, visto che giochi da parecchio tempo e adesso sei passato ad essere allenatore? Ma è un calcio italiano un po' in difficoltà, abbiamo visto che non siamo riusciti ad andare neanche al mondiale per la seconda volta Esatto. consecutiva, nonostante un anno prima avevamo vinto Gli l'Europeo, europei. quindi si erano messe delle basi per poter sperare in un futuro migliore, invece poi abbiamo preso questa mazzata. Sicuramente c'è da lavorare, c'è da rimboccarsi le maniche,
forse a volte ci siamo seduti troppo pensando che il nostro campionato era quello più bello, mentre gli altri sono andati avanti, hanno migliorato, sono cresciuti e probabilmente noi siamo rimasti fermi qualche anno. Quindi c'è da cercare di ripartire, puntando sui giovani soprattutto. Io ti ringrazio per questa intervista, ti auguro anche una buona fortuna per la nuova stagione. Grazie a voi, grazie mille.